Amici di Quelli Caroi, l'ospite della puntata odierna è uno dei più apprezzati mandolinisti d'Italia e forse d'Europa, Martino Coppo. Genovese, anche lui ha iniziato a suonare la chitarra da autodidatta all'età dei 13 anni, negli anni 70, affascinato dal suono acustico dei vari Crosby, Steele, Nash, Young, Bob Dylan, John Mitchell. Poi, dalla chitarra, passa al mandolino, intraprendendo un viaggio musicale a ritroso verso le fonti del bluegrass più tradizionale. E verso la fine degli anni 70 suonava sia il mandolino che la chitarra della sua band, Green Cellar Society. Fu in quel momento che rimase folgorato da artisti del calibro di Sam Bush, NGR, David Grishman, Tony Rice. Nel 1981 entra a far parte della band Red Wine, con la quale tuttora suona il mandolino e canta. Inizia così a viaggiare intensamente in tutta Italia e in Europa e dalla metà degli anni 90 anche negli Stati Uniti, con molte apparizioni a festival e locali di tutto il paese. Tra la metà degli anni 80 e l'inizio degli anni 90 ha anche suonato con la band Country Arizona e la bluegrass band Free Willy, con la quale ha suonato il suo primo tour negli USA nel 1996. Collaborato con artisti del calibro di Beppe Gambetta, con il quale si esibisce ancora regolarmente e di cui vediamo un pezzo del concerto. Poi collabora con Carlo Aonzo, Gene Parsons, Barbara Lamb, Peter Owen, Barry and Holly Tashen, Patty Larkin, Paolo Bonfanti, New Trolls, Roberto Della Vecchia, Hocus Pocus, La Rosa Tatuata. Soprattutto con Paolo Bonfanti, nostro ospite di qualche settimana fa. Nel 2014 ha pubblicato il CD Friend of Friend. Qui lo vediamo invece con John Paul Jones, mitico polistrumentista e mente delle Zeppelin, e insieme a Gianni Stefanini in una improvvisazione per la strada. Tre giganti. Intensa anche l'attività didattica. Dal 2007 insegna mandolino, bluegrass e folk al campo musicale estivo Miniera Acustica presso Urbino e ha insegnato chitarra al Guitar Workshop di Beppe Gambetta in Slovenia. Nel 1985 inizia il sodalizio con l'amico Paolo Bonfanti. Hanno incominciato a incrociare le proprie strade e a suonare insieme in svariate situazioni. Dopo tanti anni, un primo CD insieme, Friend of a Friend, e poi Tracina Stomp. Questo brano fa parte del disco Friend of a Friend dal vivo, il quale ci porta nel Midwest americano alla scoperta della grande tradizione musicale americana bluegrass, country, blues e folk. Con questo vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana da Quelli Caroi Music Live.